Rizzo Abbigliamento ad Este ti aspetta con la nuova collezione autunno-inverno 2017-2018. Da Rizzo trovi abbigliamento giovane, sport o casual. Ad Este in Piazza Maggiore 23 e visita la nostra pagina Facebook all'indirizzo chiocciola Rizzo Donna Uomo, dove sarai sempre aggiornato sulle novità stagionali che Rizzo Abbigliamento ti offre. Da Rizzo trovi le migliori marche come Invicta, Beverly Hills Polo Club, Nold Sail, Only and Sons, Keyway, Aeronautica Militare, Palladium, Gant, In The Box e molte altre. Rizzo, abbigliamento giovane, sport and casual con stile. Ben ritrovati, l'occasione è buona per augurare alle signore e ai signori, ai cittadini e alle cittadine di Este un buon Natale e un anno nuovo felice e importante. Posso dire che il 2017 sicuramente è stato un anno importante per me, lo è stato per la nostra amministrazione, per la nuova amministrazione di Este. Nel 2017 abbiamo impostato un modo di lavorare, un modo di pianificare, di programmare. Sono partite molte iniziative legate al turismo e al commercio. Abbiamo dato il via a una nuova animazione, riattivazione, vivacità di questa città, della città di Este. Oltre a questo abbiamo impostato tutto quello che sono i lavori importanti che verranno fatti in Este. Il piano di manutenzione straordinaria, già nel 2018 appunto inizieremo i lavori, lavori di ristrutturazione di molti marciapiedi e di strade, potature. Abbiamo impostato nel 2017 ed è a conclusione, quindi nel 2018 inizieremo ad attuarlo il piano del verde e sono tutti aspetti molto importanti, ma già nel 2017 abbiamo sistemato, reso idoneo per i nostri bambini la scuola d'infanzia Isidoro Alessi, l'abbiamo inaugurata pochi giorni fa per renderla sicura e accogliente per i nostri bambini. Abbiamo risistemato la facciata della pescheria vecchia, abbiamo risistemato la tensostruttura che fra pochi giorni sarà inaugurata, una tensostruttura per l'uso sportivo. Abbiamo in primis da subito riaperto il chiostro degli zoccoli, luogo di formazione dove si incontrano gli amici, le amiche dell'Università del Tempo Libero. Quest'anno abbiamo avuto un boom di iscritti straordinario e passano i loro pomeriggi studiando, approfondendo e soprattutto facendo aggregazione. Abbiamo impostato un sociale, sui temi del sociale molto delicati, abbiamo impostato un'attività di vario genere. Non ci dimentichiamo naturalmente di chi ha bisogno, ma anche dei servizi alle famiglie. Sul bilancio del Comune di Este sono circa 2 milioni le risorse per il sociale e per i servizi alle famiglie. Non dimentichiamo tutta l'attività straordinaria di aiuto alle famiglie per quanto riguarda i buoni pasto, l'aiuto sulle rette per gli anziani, ma anche l'aiuto giornaliero a cui viene dato per l'assistenza e soprattutto le emergenze abitative. Sono tutti temi estremamente importanti che io preservo nell'anonimato
perché sono temi che riguardano persone, famiglie e storie molto delicate. E poi, oltre il sociale, Este sta recuperando la sua identità storica e culturale. Un ricordo bellissimo sono stati tutti i programmi estivi in cui ho incontrato moltissimi cittadini nelle varie iniziative di teatro, di musica, di autore. Abbiamo iniziato un nuovo percorso e viaggio con il libro immaginato alla ricerca di autori e spostandoci nei vari luoghi della città, anche soprattutto con la collaborazione del nostro concittadino Giancarlo Marinelli come regista e come grande amante della nostra città. E abbiamo impostato le rassegne teatrali, dove molte persone della città si incontrano sotto il segno della creatività, della fantasia, ma anche proprio dell'incontro e dello scambio nel mondo dei sentimenti, nel mondo dell'umano. E assieme a questo, ciò che abbiamo particolarmente tenuto in attenzione è tutto il tema anche ambientale, con il tavolo ambientale territoriale, affrontando temi particolarmente delicati. Siamo stati, mi auguro, nel migliore di modo, collaborativi con le istituzioni, con la regione, così come anche con gli altri comuni su temi altrettanto importanti come la SR10, come gli aspetti ambientali del nostro territorio, come la viabilità nel nostro territorio. Diciamo che il 2017 è stato impegnativo. Io sono estremamente orgogliosa di essere il sindaco di questa città, una città che ha un'identità precisa, storica, archeologica, culturale, turistica, commerciale, e sempre più cercheremo di valorizzare e rendere questa città attrattiva. I ricordi di quest'anno 2017 sono moltissimi, soprattutto il ricordo dei tantissimi cittadini che incontro, che mi fermano, che vengono a trovarmi, che abbiamo appuntamenti insieme, che incontro nelle numerose iniziative fatte dalle associazioni sportive, culturali, sociali. La loro contentezza nel partecipare alla vita sociale della città e la loro anche impegno quotidiano. Io ringrazio le moltissime persone che si impegnano silenziosamente e quotidianamente per il miglioramento di questa città. Naturalmente il 2018 sarà altrettanto impegnativo, ci troveremo già subito nel 2018 con l'apertura della nuova sede della Guardia di Finanza, ci troveremo con importanti lavori da eseguire per la sistemazione dell'archivio storico, ci troveremo tanti altri lavori sia in cantiere che in progettazione. Un particolare pensiero vanno anche alle associazioni sportive. In queste serate di Natale sono molti momenti di condivisione con le associazioni per darci il nostro augurio e per confrontarci anche sulle difficoltà, perché molte sono le difficoltà riguardanti l'utilizzo proprio degli impianti sportivi e stiamo investendo e ricercando anche finanziamenti per la sistemazione di alcuni importanti spazi per lo sport. Un particolare attenzione anche ai giovani. Siamo orgogliosi di dire che abbiamo partecipato a due progetti importanti. Uno è appunto la risistemazione della chiesetta nelle piazzette, la chiesetta che diventerà la bottega dell'arte intesa come momento giovanile, luogo e momento giovanile dove i ragazzi si possono non solo incontrare, ma anche progettare un loro modo di gestire l'arte, di gestirla sia dal punto di vista di incontri e di conoscenza e di formazione, ma anche come proprio luogo perché possono vendere anche i loro oggetti d'arte, le loro fantasie, la loro creatività. Sono
sarà un modo anche per rivitalizzare le piazzette di Este. E l'altro importante progetto sul tema del turismo sostenibile, in particolar modo siamo riusciti a coinvolgere altri comuni amici e abbiamo vinto appunto questa piccola e grande importante sfida. Il progetto si chiama We Love Biker, sarà un progetto di accoglienza del turismo sostenibile con le due ruote, cioè tutto attorno alla economia della bicicletta, quindi bike economy. E sono moltissime altre le cose, però io vorrei soprattutto salutare e fare i miei più cari auguri di Buon Natale alle famiglie. Dentro le famiglie ci sono storie, ci sono persone e attorno a loro mi stringo anche l'affetto e l'impegno della nostra amministrazione, degli assessori e dei consiglieri. Un impegno che ci vedrà sempre vicino alle persone, ma soprattutto attente ai bisogni. Naturalmente non possiamo fare da solo, senza le associazioni, senza le persone, senza le istituzioni, non riusciamo a migliorare la nostra città. E questo è l'augurio che voglio fare, di riuscire a fare comunità in questa città, per aiutare anche chi ha bisogno, soprattutto per quello. E invito anche in queste feste di Natale le famiglie ad avere veramente un senso di solidarietà reciproco, sia all'interno dei componenti delle famiglie stesse, ma anche fuori dalla famiglia. Questo è l'augurio, di condividere Natale in solidarietà e soprattutto auguro tanta salute alle persone. E poi un abbraccio particolare alle bambine e ai bambini. Li incontrerò durante questi giorni, queste ultime mattinate di scuola. Le stiamo incontrando perché anche loro sono il cuore pulsante e per me sono i primi cittadini di Este. Avremo ancora tante sfide importanti da risolvere, tanti problemi da affrontare. Non si può usare superficialità, ma ci vuole il tempo e il modo corretto per impostare, pianificare, programmare e risolvere uno a uno le questioni importanti della città di Este. Auguro a tutti voi buon Natale e un anno 2018 particolarmente buono. Grazie.